Ci sono molti modi per ricevere aiuto su Logic Pro e per cercare de informazioni dettagliate sull'applicazione, oltre che seguire i miei tutorial, ovviamente. Nell'app stessa c'è un Quick Help, una guida completa raggiungibile anche online in diversi formati, e poi ci sono dei tutorial fatti all'interno di Logic stesso. Cominciamo con il Quick Help, la guida rapida, che mostra all'interno di Logic una breve descrizione sugli elementi di interfaccia mentre li stai usando, quindi senza interrompere il tuo lavoro. Per attivare il Quick Help, fai clic sul pulsante Quick Help nella control bar. Oppure dal menu Help, scegli appunto Quick Help. Puoi vedere così che nell'Inspector si è attivato questo nuovo pannello, in cui vengono visualizzate le informazioni sugli elementi in cui si trova il puntatore del mouse. Abbiamo questa modalità di visualizzazione perché di default nel menu Help la modalità di visualizzazione è settata su Inspector Pane, ma da qui, dal sottomenu Quick Help Appears As, puoi scegliere anche di mostrare il Quick Help in una finestra fluttuante, scegliendo Floating Window. Lo stesso effetto si ottiene anche stando nella modalità, ecco, Quick Help nell'Inspector, cliccando sul leader di questo box e trascinandolo fuori. Ecco la finestra fluttuante. Un'altra modalità di visualizzazione è quella dei balloon contestuali, balloon gialli, eccoli. Questi scegliendo appunto sempre dal menu Help, Quick Help, Appears As, Bubbles at Pointer Location. Dal menu Help puoi però raggiungere anche la guida base dell'applicazione, scegliendo la voce Logic Pro Help. Nello stesso formato trovi anche la guida completa sugli strumenti software inclusi in Logic Pro Instruments, e anche la guida sugli effetti, Logic Pro Effect. L'ultima guida è sulla configurazione e sull'uso di controller hardware. Per aprirla online da Logic c'è questo link, Logic Pro Control Surface Support, che viene aperta in un browser. Tutte queste guide sono anche nel sito di supporto Apple, sia navigabili online che scaricabili in vari formati. Per aggiungerle andiamo dal menu Help, Logic Pro Support. Ecco la pagina di supporto. Qui troviamo ad un certo punto le guide. La guida base in versione web comprende in realtà anche quella sugli strumenti e sugli effetti, oltre a esserci anche i formati Apple Books o PDF scaricabili. Per darti un'idea di quanto siano approfondite queste guide, ti dico che nella versione PDF la sola guida base della versione 10.7 di Logic è di ben 1229 pagine. Tra le guide puoi notare che ce ne sono anche su Logic Remote per dispositivi mobili. Infatti, per i dispositivi Apple c'è questa applicazione che ti permette di controllare molti aspetti di Logic, ma anche di consultare uno Smart Help. Da questa pagina puoi raggiungere altre risorse e altre forme di supporto. Tra queste ti faccio notare Apple Communities, cioè è un forum per entrare in contatto con la Communities. Uno spazio in cui puoi trovare risposte, fare domande e confrontarti con altri utenti di Logic.
Il forum lo puoi raggiungere anche attraverso il programma stesso, sempre dal menu Help, dall'URL Logic Pro Discussion. Per concludere, all'interno di Logic Pro puoi trovare anche dei tutorial sotto forma di project accessibili dal menu Help Logic Pro Tutorials. Si apre così il Project Chooser, che come sai lo possiamo raggiungere anche aprendo un nuovo file. Qui troviamo dei tutorial che ti permettono di procedere per passi a scoprire le funzioni di Logic. Ma anche di fare delle esercitazioni. Ma soprattutto, segui i miei tutorial. A dire la verità, ci sono anche tanti altri YouTuber che lo fanno da tempo. Ma comunque, ti aspetto nel prossimo episodio. Dai, è forte!